Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi voglio parlarvi di un'edizione di Hypnotic Poison particolare, Eau Secrète, praticamente un toilette che nasce nel 2013, ha avuto un discreto successo i primi anni e poi via via purtroppo è andato nel dimenticatoio. Ecco la versione, il packaging di Hypnotic Poison Eau Secrète. È un profumo che nasce solo in Eau de Toilette. E come vi dicevo prima, io adesso ho preso il 50 ml perché c'era solo 50 o 100 ml. Questo è il packaging, è veramente meraviglioso. Avete queste sfumature del rosso che tendono poi a diventare sul viola. Comunque è molto più allungata rispetto al packaging di Hypnotic Poison. Devo dirvi la verità che questo profumo non mi ha fatto impazzire. L'ho comprato e come vedete è praticamente nuovo. Non mi è piaciuto il fatto che promettesse tante cose dalle note olfattive che avevo letto e poi in realtà si è rivelato un pochettino blando come profumo. Innanzitutto è sempre della stessa famiglia olfattiva degli altri suoi fratellini Hypnotic, cioè floreale orientale. La differenza di questo profumo, di questa edizione, sta che è una versione molto più aggrumata ed esperidata del classico Hypnotic Poison. Vediamole nel dettaglio. Le note di testa si aprono con degli agrumi meravigliosi in realtà, che sono il mandarino italiano, l'arancia e il bergamotto. Quindi sono sostanze molto esperidate, molto labili se vogliamo, gli agrumi, che a mio parere non reggono con la piramide olfattiva di un Hypnotic Poison. Le note di cuore troviamo il gelsomino e il neroli, quindi sono due fiori che in realtà fanno un po' da padroni in questa edizione, molto floreali. Le note di fondo troviamo solo la vaniglia. Vi dico che questo profumo appena spruzzato è un profumo che mi ricorda un'altra profumazione, addirittura marina se vogliamo, di un Reminiscence che io ho. Quindi l'inizio e l'apertura è molto fresca, ricorda subito che è un parente di Hypnotic Poison, si sente molto 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 il bergamotto all'interno, quindi ha un senso un pochettino amarognolo inizialmente. Per poi avere questo subito dry down, quindi si passa dalle note di testa alle note di fondo senza calcolare tanto il gelsomino e si stabilizza su una vaniglia che ahimè dura davvero poco. Se io ho in mente la persistenza e la forza, la potenza di Hypnotic Poison, soprattutto dei primi anni, quando è uscito degli anni 2000, questo profumo un pochettino vi renderà tristi, tra virgolette, perché non... promette tante cose ma in realtà poi non le mantiene. È veramente veramente molto simile a Hypnotic Poison, ha solo questa sferzata di agrumi pazzesca all'inizio che, come sapete, dopo 10 minuti circa tendono a scomparire e poi si stabilizza, come vi dicevo prima, sulle note del gelsomino e poi sulla vaniglia. Il mio voto di durata è veramente basso, è un 6 su 10, dura sulla mia pelle circa 2 ore e poco più, quindi poi io devo rispruzzarmelo, ovviamente è un eau de toilette, però ragazzi, chi utilizza o ha utilizzato i prodotti Poison eau de toilette dei primi anni in cui è uscito sa perfettamente che anche se è un eau de toilette ha una persistenza micidiale, come quasi nessun altro profumo commerciale riesce a tenere. Nelle ultime versioni di Hypnotic Poison di toilette non l'ho sentite, comunque non le ho acquistate, io ho ancora la mia versione degli anni 2000 e quella mi tengo, e ovviamente qua è una versione molto blanda di quello che è stato. Quindi se vi piace Hypnotic Poison versione più aggrumata, più diciamo più estiva anche, e questo può essere un compromesso. Dovete solo badare al fatto che voi dovete comunque acquistare o comunque prendere un prodotto come può essere una crema corpo che allunghi un po' la sua persistenza. Però ovviamente non è detto, se voi avete piacere comunque di avere un profumo che non duri tantissimo, che non avete problemi a rispruzzare, ovviamente questo può essere un'ottima idea. Il mio voto di Sillage, anche qui andiamo sul basso, un 7 su 10, si sente
nel dry down particolarmente la sua scia, che non è una scia molto poderosa, ma è una scia molto blanda, che si sente comunque se la persona viene vicino a te e non è quei profumoni da scia come in realtà Hypnotic Poison dovrebbe essere. Quindi ragazze, è una versione di Hypnotic Poison molto allegro, giocoso, gioioso, giovanile, che vuole essere un pochettino un po' meno serio, meno invadente di Hypnotic et de Toilette. Quindi questa versione, se vi piacciono gli agrumi e se vi piace Hypnotic Poison, andate a sentirla. Ragazzi, anche per oggi il video è terminato. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritte e noi ci vediamo al prossimo video. Let's talk about!